Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a una nuova puntata di Minecraft. Questa volta non è Minecraft con Modpack Walls come la solita intro, diciamo, ma è Minecraft. Perché? Perché la cosa che faremo in questa puntata non fa parte della classica serie che stiamo facendo su questo mondo. È una semplice guida, diciamo, che funziona anche su Minecraft Vanilla, su qualsiasi tipo di Minecraft che abbia la redstone e i pistoni. Perché? Perché dico questo? Perché in questa puntata, ragazzi, faremo una guida su come fare una farm automatizzata per il grano, per raccogliere il grano. Ahimè, essendo che, dicevo, non voglio utilizzare niente dei vari modpack, ma solo di Minecraft Vanilla, potremo soltanto raccogliere e non piantare. Come vedete ragazzi, adesso piccola parentesi, ho sistemato un po' qua fuori, ve l'avevo promesso, ho sistemato le bestioline, e sono riuscito anche a chiappare due galline. Ho fatto... ovviamente doppia porta, perché secondo me le galline in Minecraft sono gli animali più bastardi che ci sono. Uova. E così almeno se quando dobbiamo uscire, facciamole anche fare un bel accoppiamento in diretta. Voilà, tac. Proprio video a luci rosse. E così almeno quando dobbiamo uscire siamo sicuri che non ci facciamo scappare nessuna gallina con la doppia porta. E bene, qua c'è un maiale, non riesco a capire perché se c'è infilato dentro, ma va bene, lasciamocelo. Se si diverte, magari si pensa di essere una pecora, penso. E qui ragazzi ho sistemato un pochettino, diciamo, i vari orticelli, anche se non è il termine adeguato. Ho praticamente messo a farmare delle canne che ci serviranno per fare i fogli per fare poi dopo in futuro diciamo l'enchanting table con tutte le librerie intorno. Comunque queste cose qui, diciamo, fanno parte fuori guida, diciamo, fanno parte della serie. E qui ragazzi ho craftato ho costruito una piccola farm per i semi di cacao. Perché? Perché viene più comodo, possiamo sfruttare tutta la superficie rispetto a un solo albero che a un certo punto di altezza non possiamo arrivarci. Semplicissimo da utilizzare, anche se già lo sapete, vabbè, le torce ce le ho messe per bellezza, ma non servono. Loppiamo i semi di cacao, tac. E li ripiantiamo semplicemente, tac, tasto destro su... Oh, mi raccomando ragazzi, devono essere tronchi di palma, di jungle trees, quelli lì. Va bene, delle piantine della giungla. Si piantano, tasto destro, ta-ta, e sembrano proprio due peni piantati. Si vede, sembrano proprio due peni. Vabbè, a parte gli scherzi, scherzi a parte, ragazzi, torniamo subito alla guida dopo questa piccola introduzione. Scusate se vi ho rubato del tempo. E bene, per questa puntata, ragazzi, crafteremo 5 pistoni. Semplicissimo da fare, perché lo sapete fare tranquillamente. Allora, abbiamo anche già i 5 di ferro pronto. Sembra che me ne ero preparato, ma invece no. E niente, craftiamo subito. Ta 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 ti tarani. Allora, 5x3. 5, sì, 5x3. 5. Sì, per 3 è giusto. 5x3, 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Perché 1, 2, 3? Ragazzi, non so contare, eh. Allora, 5. Poi ci va la cobble. La cobble 5 5, voilà, ecco. E io sono un ignorante assurdo, mi sono dimenticato la redstone. Ok, no, non ho voglia di costruire al buio. Non ne ho voglia di costruire al buio. 1 2 3 4 5. Vabbè, ma la redstone ce ne dobbiamo portare un po', dai, facciamo così, tac. I 5 di ferro, 5, voilà. Ah ragazzi, ovviamente questa puntata, per chi invece segue la serie e non vede questa puntata solo come videoguida, dicevo, questo non fa parte del video che dicevo del mio progetto speciale malefico. Questo qua è un video, diciamo, come ho detto prima, è un video, diciamo, sì, un video diciamo, io continuo a dire diciamo, ma non spiego. È un video praticamente che fa una digressione, non so come si può dire, fa un altro tipo di strada, ecco, voilà. Allora, ho dato un colpo al microfono. Allora, bene, abbiamo tutto quanto, prendiamo ancora un po' di cobble, un po' di terra, siamo a posto. Allora, prendiamo un po' di cobble. Allora, tasto sinistro, ok, ancora un po', prendiamo ancora un po' di terra, voilà. Andiamo, intanto qua sto cambiando items tranquillamente. Allora, la posizioneremo qua, se il secchio ce l'abbiamo.
Allora, in cosa consiste? È veramente semplice, ragazzi. Allora, innanzitutto costruiamo la base, che la faremo alta dai 3, facciamo così. Cominciamo da qua, dai. Sì, da qua ho voglia che ce n'è. Allora. Oh, erba! Ok, 1, 6. Ecco, vabbè, tanto li va bene lo stesso. E 7. Questo perché? Perché ci serve. Sì, è 7 e niente, è 7 deve andare fuori. Perché ci servirà. Deve essere larga 7. Perché se vogliamo utilizzare una superficie di 5 blocchi di terra di larghezza, ovviamente, dovremmo ovviamente utilizzare anche 7 blocchi laterali. E io sono uscito fuori come un cretino. Tanto qua il muro non ci servirà. Posso aprire tranquillamente da qua. Allora ci alziamo di 3. Ovviamente, ragazzi, sto progettando al volo. Io quando progetto al volo sono più nabbo del solito. Zero di 3, così almeno consumiamo anche la maledetta cobble che sono pieno, come avete visto, e non solo nei crate, anche nelle chest. Allora, 5 di larghezza e ci siamo, perché qua andrà, no, qua ci andrà l'acqua. Ragazzi, sto tutto improvvisando qua. Mi sa che dovremmo uscire un po' di più. Allora, qua ci andrà 1, 2, 3, 4 e 5. Ci troviamo. Però ci manca uno spazio. Ci manca uno spazio per ci manca uno spazio per l'acqua. Quindi lo faremo largo 4. Dai, facciamo così, va bene lo stesso, va bene per il momento. Al limite, tanto si può sempre allargare. Ci dobbiamo alzare di 3, abbiamo detto. Oh. Qua siamo già 1, 2, 3, 4 e 5. Dai, andiamo avanti di 5 qui. Ok. E poi vabbè, se ci dobbiamo alzare di 3 va bene lo stesso, se no facciamo una cosa rapida, così almeno non prolunghiamo il video più di tanto. Tata, possiamo fare anche 2. La facciamo più piccola, ragazzi. Allora, facciamo così, così almeno risparmiamo tempo. Tanto poi dopo il sistema si può applicare su qualsiasi lunghezza, se non erro. La classica farm che si vede su Minecraft. Ok. Quindi qua ci andrà la terra adesso. Io da una vita che non le costruisco queste trappole mortali qua, però. Devo essere capace a farle, non è che mi posso scordare così di punto in bianco. Yeah! Allora, quindi qua siamo 1, 2, 3, 4 per 1, 2, 3, 4 e 5. Cioè, adesso mi trovo. 1, 2, 3, 4 e 5. Ah no, avevo detto che ne facciamo uno più corto. Bene. Quindi 4 per 4, 16. Quindi qua raccogliamo 16 di grano tranquillamente. Scendiamo di 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, no, questo è già 3 e 4, 16, 16, 32 già siamo, perché qua ce ne verranno altri 16. Ok, beh, facciamo così, facciamo prima la terra, poi intorno ci costruiamo tutta la varia armatura e poi qua sotto possiamo tranquillamente scavare di fianco di 4, 1, 2, 3 e 4. Voilà. Così almeno qua finisce la nostra campagnetta. Così qua segniamo pure che è finita. Perfetto. Sono solo segni indicativi, ragazzi, questi qui. Ok. Qua proporrei di alzare i muri. Qua mettiamoci un attimo 2 cubi per sicurezza. E pipipipipipi di qua, non devo scordare ad alzare di qua, bene.
Ok, poi se qua ci andrà l'acqua, noi dovremmo alzare il muro ancora di uno. Ok? Quindi cominciamo a piazzare l'acqua in giro. Adesso è concesso che non faccia danni. Adesso è concesso. Allora. Titiri pipipi, qui, la, sprupu. Allora facciamo una cosa, allora torniamo al progetto di distruggere sto maledetto muro. Allora, ragazzi, è bruttissimo quando tu pensi, quando voi pensate una cosa che sapete fare e poi dopo vengono i vuoti di memoria assurdi. Che vuol dire? Ma che cazzo? Va bene, allora, quindi poi qua dobbiamo piazzare altro muro. Bene. Allora, prendiamo subito dell'acqua. Mettiamo qua subito uno scoglio. No, volevo toglierlo di lì perché volevo togliere di lì il grano, ragazzi, perché a parte che è piccolo e poi è scomodissimo. Così almeno qua se dobbiamo raccogliere raccogliamo direttamente e via. Adesso a parte adesso qui che io mi sto scordando come va fatto, però per il resto è utilissimo. A parte che potevano lasciare anche un sistema così, però non mi piace. Ma chi è che cucina cipolle alle 9:55 di mattina? Ma che schifo! Ma sembra che c'è un ciccione sudato vicino! Bah, che puzza! Boh, che schifo! Ma che schifo, ragazzi! Mamma mia, di prima mattina sentire sti odori sono veramente assurdi. Cioè, preferirei più andare. Ma che ne so dove voglio andare? Ma non voglio sentire sta puzza! Bah! Allora, ok, no, dai, qua fa anche effetto fumogeno, non vedo niente. Allora, bene, ci sono. Allora. Qua ci siamo, bene, quindi qua abbiamo craftato. Sì, abbiamo craftato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Altre pareti qua di laterali. Bene. E ci siamo, quindi facciamo una cosa. Facciamo una cosa, ma per farlo più bello, perché sennò non mi piace. Sfondiamo direttamente tutto questo muretto. E ci alziamo così almeno evitiamo che i mob entrino. Tutto questo per contenere l'acqua, ragazzi, se no era molto più semplice. Ok, facciamo un altro di qua. Perfetto, allora diciamo la struttura base c'è. La struttura base è questa. Fa schifo, bene, però è utile. Poi ognuno se la personalizza come vuole. Sto dicendo che sto facendo tutto improvvisando. E visto che c'è già l'acqua vicino, proporrei inizialmente già di zappare la terra, così almeno ci troviamo una terra già bella fertilizzata. Cerchiamo di non caderci sopra, ovviamente. Zappiamo. Poi vi spiego questo foro qua in fondo a cosa serve. Facciamo una simulazione. Bene. Quindi qua adesso dovremo fare il serbatoio, tra virgolette, dell'acqua. Allora, alziamoci ancora di uno di qui. Credo che basti avanzi. Bene, allora. Qua ci dovranno venire i pistoni. Ci dovranno venire, quindi facciamo un bel sistema, bello, eh. Quindi cerchiamo di piazzare. Ma no, però i pistoni dovranno venire a questa altezza, perché poi devono far scendere, quindi dovranno alzare ancora di uno per i pistoni. Ce l'ho fatta, voilà. Fa niente che qua verrà buio, piazziamo due torce adesso. Così almeno non vengono i rompibiles. Bene, adesso giro ci devo scendere sopra, voilà.
Perché ho fatto questo sistema? Perché i pistoni devono essere girati. Vabbè, possono andare sia in su che in giù, però io preferisco fare questo sistema qui. Tac. Però uno non ce ne serve più. Quindi qua possiamo anche distruggere. Allora. Perché l'ho rifatto? Non mi ricordo se la redstone riesce a camminare sul fondo dei pistoni, quindi proviamo subito, subitissimo. No, non ci cammina. Quindi facciamo un'altra cosa. Facciamo subito il serbatoio dell'acqua. E poi per il sistema di innesco inventeremo qualcosa on the fly, al volo. Qua ci andrà a finire tutta l'acqua, tutta l'acqua acquosa. Ok, dipende ragazzi, però qua ci va soltanto l'acqua bagnata, perché se avete l'acqua asciutta non raccoglierà i semi. Quindi, a parte gli scherzi. Andiamo a raccogliere un po' d'acqua qui. Allora, ah no, prima dobbiamo far scendere i pistoni, sennò qua sono macelli. Vabbè, tanto qua io poi dovrò tappare, quindi il sistema lo posso fare tranquillamente come avevo progettato io. Alziamo le rocce, la cobble così, qua sta finendo pure, quindi poi dovremo andarla a prendere, ahimè. Perché non mangia? Ah, l'avevo disattivato io. Bene, allora. Quindi qua non ce ne serve redstone. Piazziamola qua. Tac. Voilà. Bene ragazzi, rieccomi. Sono andato a prendere la torcia e la cobble. Quindi possiamo continuare a costruire. Allora. Torcia qui, benissimo. Eh sì, la torcia. Ho detto torcia davvero, no? La testa mia da scivolo mi abbandona. Devo dire leva. Allora, tiriamo giù. Tac, si tirano giù tutti i pistoni. Bellissimo sto rumore. Bellissimo. Allora, bene, quindi lasciamo i pistoni tirati giù. E piazziamo l'acqua qua. Quindi facciamo il serbatoio. Uffa. Ah, ma ce l'avevo qua l'acqua. Ma perché sono così scemo? Che sono andato a prenderlo fino laggiù. Sai quanti insulti ho beccato nel video adesso, senza che me ne sono accorto. Ok. Tac. E tac. Voilà. Quindi qua il serbatoio è pronto. Possiamo tranquillamente tappare. Voilà. E poi non credo che ci serva altra cosa qua, no? Va bene così. Uffa, però qua dobbiamo fare qualche sistema, poi mentre qualche sistema per riuscire a camminare sopra faremo tipo un ponte. Possiamo farlo qua. Vabbè, poi lo facciamo dopo, tanto non è essenziale per la guida. Io adesso voglio farvi vedere il meccanismo base. Allora, meccanismo base veramente semplice, ragazzi, veramente semplice. Adesso innanzitutto lo testiamo. Se apriamo l'acqua. Perfetto, in acqua tutto quanto. I creepy creepy laggiù. Perfetto. E poi conclude lì. Perfetto. Quindi il sistema base funziona. Come funziona poi dopo il sistema invece? Cioè, questo è il sistema della raccolta in tutti gli effetti, ragazzi. Quindi noi come possiamo fare? Faccio un esempio subito pratico. E se noi piazziamo. Se noi ad esempio piantiamo, no? Però fammi piantare. Se noi piantiamo qua i semi, no? Al momento della crescita, beh, qua non me lo. Ah, sì, quasi. Al momento della crescita, o in questo momento, dovremmo andare a raccogliere col tasto sinistra, destro, non so come volete fare voi. E quindi poi dopo, mano a mano, dovremmo raccogliere, no? Classico, inutile che ve lo sto a spiegare, dai, che tanto lo sapete. Per raccogliere in rapidità, apriamo le valvole dell'acqua. Ta 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 ta, con l'acqua, ovviamente, droppa tutto. E aspetteremo semplicemente in fondo l'arrivo dei semi-semini. Eccoli lì, vedete ragazzi che. Oh! Vieni qua.
Tu nei miei video non ti devi intromettere, mi sono spaventato. Eccoli qui, i semi che cadono, tac, e cadono tranquillamente in questo fossato. Allora, se adesso noi andiamo su, tac, chiudiamo l'acqua. Non ci romperà il sistema, diciamo, quello zappato, lavorato, non ci distruggerà la terra, quindi noi basta che andiamo lì direttamente e ripiantiamo, tac. Noi poi quando andiamo giù avremo tutti i semi, piante, tutto quanto ben raccolto. Voilà. Poi da qua si può fare anche un altro sistema, ragazzi. Se ci mette dell'acqua, si può anche incanalare i semi e i frutti tutti, e il grano tutto da una parte. Quindi poi con le altre mod poi si possono raccogliere e mettere nelle casse. Il sistema è veramente molto semplice, davvero semplice, e se riuscite a personalizzarlo viene anche bello, diciamo, non è per forza brutto come l'ho fatto io, perché io lo sto facendo alla veloce, perché come vi ho detto è una cosa abbastanza improvvisata, anzi improvvisata al 100%. Bene, e adesso io provvederò comunque alla personalizzazione nel frattempo, adesso che finisco il video, perché non voglio rubarvi dell'altro tempo. E niente, allora, come dicevo, ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma commentate, almeno miglioriamo la qualità del video. E se volete iscrivervi al canale e seguire anche la serie di VODs che sto facendo in questo momento, sarà un nostro grande piacere, perché ormai con gli iscritti siamo diventati una grande famiglia. Ragazzi, da Mr. Tyke è tutto, e ciao a tutti!